Siamo qui davanti al carcere del Russo e Cotugno delle Vallette, nella parte posteriore dove c'è il pratone. Siamo qui con le mamme in piazza per la libertà di dissenso. La garante nell'ultimo rapporto ha dichiarato che il carcere deve essere a tutti gli effetti all'interno della comunità torinese, che non deve essere marginato. Le mamme sono cittadinanza attiva, che hanno cominciato ad avere un rapporto col carcere, in particolare con le detenute, e adesso è stata avviata una raccolta per beni a favore dei detenuti e delle detenute, e tempo fa è stato consegnato un frigo per la conservazione delle vivande, sempre a beneficio dei detenuti. Cosa ci potete dire a riguardo? Intanto siamo orgogliosi di essere qui davanti per denunciare e però per far compagnia a un'ennesima detenzione a nostro avviso ingiusta, detenzione cautelare di un giovane ventenne incensurato. E poi per fare compagnia a questi detenuti che sono reputati a nostro avviso e non soltanto a nostro avviso da molti giuristi, da molte persone che studiano sociologi, che sono considerati una discarica sociale. Attraverso i nostri figli, che sono stati ingiustamente carcerati qui dentro, noi mamme abbiamo imparato a conoscere anche la realtà carceraria e di questo siamo veramente grate ai nostri figli che hanno saputo raccogliere le voci, le esigenze dei carcerati e dei detenuti, di cui, ahimè, le persone, diciamo, i cittadini normali, cosiddetta società civile, poco sa o quasi nulla sa. E per questo abbiamo adesso sostenuto e vogliamo sostenere la raccolta di beni, perché ci sono molte persone indigenti che finiscono in carcere che non hanno neanche i beni primari, voglio dire, anche un pezzo di carta per scrivere una lettera e neanche un francobollo per mandare a qualcuno, a un proprio caro, la lettera. Quindi siamo veramente orgogliose dei nostri figli che ci hanno insegnato anche questo. Come è cominciata questa raccolta di beni, a favore dei detenuti e delle detenute? Chi l'ha cominciata? Ma già gli anni scorsi abbiamo iniziato delle piccole raccolte con dei bonifici che abbiamo fatto per venire al carcere. Poi c'è stata c'è stata la consegna del frigorifero per il braccio dei detenuti maschi e adesso questa volta il centro sociale Manituana con come chiamiamo, col gruppo del Notav Torino Cintura e con noi Mamme in Piazza abbiamo indetto questa raccolta di piccoli beni tipo ventilatori, carta da lettere, francobolli, tabacco, carte da sigarette, per consegnarli alle detenute. Grazie.